Chi opprime il povero offende colui che l'ha fatto, ma chi ha pietà del bisognoso lo onora. Proverbi 14:31. Spesso la grandezza di una persona si misura dal modo in cui amministra il potere. Ho incontrato un uomo potente e ricco che improvvisamente perse tutto quello che aveva. La situazione disperata in cui si era trovato fu motivata dal leggere la Bibbia, dopo aver ascoltato alcuni programmi su temi religiosi. Il denaro mi ha reso orgoglioso, mi sentivo un semidio, padrone del mondo e di quelli che abitano in esso, arrivò a pensare questa persona. Se avessi conosciuto la parola di Dio, avrei agito in modo diverso. Dopo un po' di tempo, lo incontrai di nuovo e stava risalendo di nuovo nel mondo degli affari, ma questa volta con un atteggiamento cristiano. Rispettava i suoi operai, li chiamava i miei collaboratori e la domenica preparava un pranzo speciale per i poveri della città in cui viveva. La promessa che Dio presenta nel proverbio di oggi è che egli onorerà chi è gentile con i bisognosi. Siamo canali attraverso i quali Dio vuole soddisfare coloro che per qualche motivo soffrono. Se il canale è bloccato, Dio cerca un altro canale, mentre se il canale scorre in modo pulito, Dio continuerà a benedire quella persona. Anche se questo testo parla esplicitamente delle prove e delle necessità fisiche dei poveri, il messaggio vale anche per i bisogni dell'anima. Le persone felici sono sempre vigili e pronte ad offrire una parola di incoraggiamento a chi è depresso, e un gesto di amore e di comprensione a coloro che stanno attraversando la valle della sofferenza. Il ritorno è immediato. Non c'è miglior balsamo guaritore per le malattie dello spirito che raggiungere coloro che hanno bisogno di più di te. La pace dello spirito e la soddisfazione del dovere compiuto vanno insieme. Una è la conseguenza dell'altra. Stendi la mano, contempla le persone per quello che sono, frutti della creazione, riflessi della stessa immagine di Dio. Trattali con dignità allo stesso modo, con rispetto. Queste persone possono essere lì, intorno a te, più vicine di quanto tu pensi. Che Dio ti faccia prosperare tutta la giornata. Valuta le tue relazioni umane, perché chi opprime il povero offende colui che l'ha fatto, ma chi ha pietà del bisognoso l'onora. Che Dio ti benedica.